I prodotti sono famosi, hanno permesso a tante signore di fare bella figura, perché sembra quasi una pasta fatta in casa per quanto è buona. Amplia i propri orizzonti, lo fa con un'attenzione particolare al territorio. Quando qualche mese fa sono usciti questi manifesti col nome delle Marche come valore per un prodotto, segna tutto quel legame che c'è fra i migliori prodotti del nostro territorio e il territorio stesso. Dentro i prodotti dell'agroalimentare ci sono i valori di un paesaggio, una qualità ambientale, tutto quello che racchiude un territorio, quindi una sintesi perfetta fra un'azienda che ha sempre dimostrato in tutto quello che fa di stare ai massimi livelli, con grande attenzione alla qualità, all'ambiente, e una regione che ha fatto di questo la sua identità. Noi siamo favorevoli a tutto ciò che è marchigiano, a tutto ciò che è marchigiano però di qualità, e questo è il caso. Abbiamo incentivato le filiere perché riteniamo che debba essere tutelato il primo anello, che in genere è quello più debole, ed è l'agricoltore, e se l'agricoltore è tutelato riesce a lavorare anche meglio. In questo periodo di cambiamenti climatici il raccolto non è sempre certo, quindi essere in filiera significa la tracciabilità di un prodotto, la certezza che il prodotto sia stato realizzato in un certo modo, ma soprattutto la certezza che il primo anello, che è quello più debole, possa avere un reddito certo.